Prima o poi affronterai, prima o poi ci condurrai al confine lei, la rivincita di noi. Prima o poi ti cercherà, l'hai lasciata dentro e dentro soffocà quella scelta in solita. Cari Maunera, prima o poi io vi troverò. Scoprirò dove provate. Chi siete? Come avete fatto a diventare gruppo? Quando avete iniziato a suonare insieme? Qual è il trucco del vostro successo? Perché gli amici di Radio Alba vogliono conoscere davvero tutto di voi. Verrò ad intervistarvi prima che poi. Arrivo. Siamo quasi arrivati alla sala prove dei Maunera per incontrare Ivat, Le Bon, Audix, Dottor Spitzerbass e Fabbro, che compongono questo recente gruppo di Somariva Perno. I cinque elementi della band hanno trovato nel desiderio di evadere dai limiti del provincialismo la loro ragion d'essere, il loro amore per la musica e soprattutto la loro voglia di creatività. Andremo ad ascoltare le loro canzoni e capiremo la loro storia. Allora, sono usciti tutti, anche l'ultimo dall'acquario, quindi i Maunera sono a fianco a me e vorrei però capire con loro, cioè sapere da loro un po' la loro storia, perché adesso sono gruppo, ma prima cos'erano? Eravamo tanti gruppi, erano tanti Spitzerbass, suonavamo Scane e Tiratardi, che saluto tutti, Tiratardi, ciao. Poi abbiamo incontrato Hendix e Le Bon, che a loro volta suonavano nei Gasolin. Noi, a loro piacevano come scrivevamo noi, a noi piaceva come scrivevano loro e quindi ci siamo uniti. Poi è arrivato il Fabbro, che lui arrivava da una super band di cover. Perché Maunera? Questo è chiaro, è una domanda che vi sentite sempre fare, ma è giusto che la facciamo anche noi. Allora, Maunera, come ci chiamiamo, come non ci chiamiamo, sono usciti un sacco di nomi e... Poi una sera Le Bon per messaggio, perché abbiamo fatto anche un messenger Maunera, rimando un messaggio, ma perché noi ci chiamiamo Maunera? E noi da residenti in Somariva Perno chiamarci Maunera, proprio non, perché appunto la sala prove è in località Maunera e quindi mi sembrava proprio una pacchianata, onestamente. No, Maunera no, Maunera no. Ho fatto, ma sei sicuro? Dopo 2 giorni mandò un logo, il nostro logo, che è quello là, il gatto nero, e la genialata è stata scindere appunto i due nomi, Mao Nera. Genialata, Le Bon ha fatto rimanere. Sì, la genialata. Perché non sapevo che si scriveva tutto attaccato, Mao Nera, allora l'ho scritto staccato. E quindi l'idea geniale è venuta da un errore. E infatti l'ho scritto come pensavo fosse giusto, e quindi Mao staccato Nera, e loro sono impazziti. E poi... Chi è il più creativo? Diciamo che Le Bon è quello che compone di più la parte musicale. Questo ogni 2 settimane ti tira fuori una canzone e quindi mi mette un'ansia terribile. Sì, no? Curiamo un po' più la sezione ritmica, ci troviamo io e il Fabbro e cerchiamo di mettere su qualcosa che sta bene dietro a questi brani per arrangiarli ancora di più, farli crescere ancora di più, dargli il nostro sound maunerico. Perché Hendix... Praticamente una volta che abbiamo creato il pezzo e cosa,
lui è quello che lo prende, inizia a creare arrangiamenti, mettere sul computer, mettere i suoni giusti, provare a incidere. È quello che forse più di tutti ci capisce qualcosa delle attrezzature elettroniche di sound. Mi risulta che abbiate anche un gruppo Facebook di House of Maunera. Sì, allora è uscito fuori questo discorso del gruppo perché proprio perché in questa zona, in questo locale che si chiama Ginge, diciamo la sala prove, è sempre stato un ritrovo di amici, un ritrovo di energie creative. Quindi ognuno, chi fa parte di questo gruppo, può esprimere la sua creatività o i suoi gusti o le sue idee in maniera condivisione proprio totale, che è un po' lo spirito di questa sala prove. Diciamo e avete così. Preso tanti premi già. Sì, un sacco di premi. L'ultimo è stato un po' un'avventura classico stile Maunera. E siamo andati a Milano per la finale nazionale del Rock Targato Italia, che ha avuto luogo al Legend di Milano, locale bellissimo dove si suona un sacco. È successa una cosa che appunto non so se si possa raccontare. Partiamo per andare in finale. All'una partiamo per andare a Milano, ci arriva una foto del Fabbro. Tutto intubato all'ospedale al pronto soccorso di Torino, dicendo: ragazzi, andate pure, io fra un po' arrivo. Ho preso un antibiotico al quale per una banalissima bronchite alla quale non sapevo di essere allergico. Mi sono dirottato in 5 minuti al CTO, mi hanno preso in tempo perché stavo quasi soffocando e grazie a un nostro amico, uno di quei nostri amici storici del gruppo SID, e niente, mi ha portato fino a Milano e abbiamo fatto la finale. Quindi... Allora, adesso vi chiedo di dedicarmi una canzone. Dedicherei un bel sigarette menta. Sigarette menta, allora sigarette menta sia. Sono stufo di questi Maunera. Basta!